appena finito di parlare in un collegamento webinar con Zoom insieme ad Anam e ad altri suoi collaboratori dell'ufficio legale a riguardo del video che avevo postato intitolato Infarto, dove ho sollevato alcune perplessità sul funzionamento del network. E con Anam ci siamo chiariti su alcune cose che erano rimaste indefinite per che il progetto, essendo un progetto nuovo, è un progetto che si sta affermando pian piano e per questa ragione non si è potuto capirlo prima, no? Dove era l'inghippo. Adesso l'abbiamo capito e seguirà un video congiunto dove sia Anam che io risponderemo in base alle cose che erano da chiarire e che secondo me si sono chiarite, e avrò modo di verificare da qui al 21 settembre, poi mi auguro anche oltre, se le cose che sono in cantiere possono procedere nella maniera che meritano, cioè andare avanti a testa alta a rivendicare il diritto naturale di vivere ed esprimersi in un mondo libero. Non mi aspetto che il potere lo accetti, mi aspetto che possa contestarlo, però sono anche aperto al fatto che lo accetti. Se non lo accettasse, continuerò a difendere il mio diritto in prima persona e con l'ausilio della Veritas, se ci saranno le condizioni che li rassicurano e mi rassicura. E per il resto mi sento tranquillo di andare avanti fino al 21 settembre, giorno internazionale dedicato alla pace, nel quale da Ravenna il progetto della Davida darà la sua testimonianza, lascerà il suo segno di pace perché possa diventare la comunicazione sempre più chiara nella sua priorità. Perché la pace è l'obiettivo che salverà questa umanità. Sarà la pace la conquista più grande che noi faremo, e la faremo adesso. E la mia esperienza che sto comunicando e mi auguro di comunicare per il resto dell'esistenza che mi verrà donata, sarà questa, di dire quanto è bella, quanto è importante, quanto è necessaria e quanto soprattutto inevitabile la pace. Per cui in questo momento il mio apporto, diciamo, nella congiunzione astrale progetto del Monumento alla Pace da Davida con l'associazione Veritas, ha questo aggancio qui, no? Questo aggancio qui, sulla pace. Perché nella Veritas è un punto debole, gli manca qualcuno che ha quell'esperienza e riesce a comunicarla. La pace di cui la Veritas comunica è con le istituzioni: non vogliamo combattere, non vogliamo entrare in conflitto, vogliamo parlare pacificamente. È quella la pace che la Veritas sta affermando, che io riconosco e comprendo e è di comprensione abbastanza vasta. Però nella mia comprensione personale so che la pace reale è una cosa che non si conosce e dobbiamo conoscerla. Perché una volta che hai conosciuto quella, tutto diventa possibile. Ed è per questo che mi impegno a spendere la mia vita nel propagare quanto sia importante la pace. E la racconterò al meglio che posso usando l'arte, che è il talento che la vita mi ha dato, che io non posso altro che rendere. Voglio rispondere al telefono. Finito. Le luci stringono.